benvenuti in Kiwi. Bella a tutti ragazzi sciocari, benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti. Oggi siamo qui a Romix al secondo giorno, oggi è venerdì, siamo al secondo giorno di Romix. Ora andiamo a fare qualche intervista ad alcuni cosplayer, anzi l'andiamo a fare ma dopo che vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate, fa tutte le cose che dovete fare sempre raga, dai che mo andiamo a rompere i coglioni a qualche cosplayer, andiamo a rompere le palle. Ci sta pure Mortizia con Crudelia. Ecco, no, la sigaretta, sì. Non si fuma, non si. Ma è finta. Brava, raga, è finta. Fumate ma per finta, diciamo. Senti, perché hai scelto sto personaggio? Perché li ho fatti tutti, mi mancava solo lei. Ma l'hai fatto tu o è roba cinese? Di la verità. No, ho fatto tutto da solo. Tutto tu hai fatto. Vabbè, i capelli no, ovviamente. I capelli, non te li sei tinti. Senti, dimmi una sigla oppure una canzone che ricorda il tuo personaggio. Crudel, c'era una, quella del cartone animato. Crudelia Demon, Crudelia Demon, vampira di classe che uccide con stil. Grande, senti, questa è finta, quindi andiamo a fare proprio il Joker che sa fuma, proprio così sa fuma. E qua ragazzi c'è sta pure un Vegeta, che però è un Vegeta strano, ma come te sei vestito Vegeta? Vegeta Yardrat, ma ancora tu sei? So sempre io, so che vado a rompere palle ai cosplayer, quindi Vegeta Yardrat, ma che cos'è, una nuova razza? Fammi capire, che so un po' ignorante. È il vestito degli Yardratiani, del pianeta Yardrat. Che sciogli lingua. Yardratriani. Del pianeta Yardrat, dove Vegeta si sta allenando. Ah, ecco, quindi ha chiesto di allenamento. L'asilo politico agli Yardratrani. E quindi che sta allenando? Che sai per fare cosa si allena? Vegeta si sta allenando per battere Karot. O Kakarot. O Kakarotto. Kakarotto. Senti, questa qua è roba tua o è roba cinese? No, fammi sapere. L'hai fatta tu. L'ha fatta decente, abbastanza bene. Ragazzi, voi scrivete qua sotto nei commenti cosa ve ne pare. Fate vedere un po' di più. Oh. Cosa ve ne pare, raga, di sta armatura, sto personaggio? Vedo, perché non è un anime, cioè non è uscito nell'anime. No, nell'anime no, nel manga. Nel manga, quindi, però dovrebbe uscire nell'auto, dovrebbero fare. In teoria sì. E quindi vabbè ragazzi, quindi mo andiamo a vedere e mo lo sai fare tu il teletrasporto? Andiamo? Spider-Man, com'è? Tente, il profilo spirito tu mi spork, Spider Pork. Senti, aspetta, dove vai? Vieni qua pure tu. Spider-Gwen, giusto? Ok, senti, come ti chiami tu? Peter Parker. Gwen. E Gwen, senti, com'è la canzone di Spider-Man? Quella è quella di Tobey Maguire. Esatto, vabbè, stiamo là, dici tu, stiamo là. Senti, perché avete scelto sti personaggi? Perché è il mio preferito. Il tuo preferito? Perché mi piace. Sei qua, famo tutto uguale, famo. Senti, il cappuccio, mettete il cappuccio, vediamo come stai col cappuccio, vediamo. Fate vedere col cappuccio che sta. Vedi? Lancia ragnatela, com'è? Ce l'ho. Come non ce l'hai? Sì, non c'ha ragnatela. Senti, e Spider-Man di quale? Di? Andrew Garfield. Ah, è vero, c'ha il ragno lungo, quindi è di Andrew Garfield. Senti, è prima volta che porti sto cosplay di Spider-Man? Direi di no. No. Dal 2013, quindi. Ah, quindi fai sempre questo, fai. Sì. Infatti poi è uscito bello. Mi piace, sto cosplay mi piace. Infatti sta arrivando anche l'altro Spider-Man. Che com'è? Vieni qua, altro Spider-Man, vieni qua. Come ti chiami tu? Alberto. Tu pure tu sei lo Spider-Man di Andrew Garfield, giusto? Sì, una fusione tra quello di Andrew Garfield e quello di Tom Holland. Se hanno fatto la fusione, oppure loro fanno la fusione, fanno. È un modo di dire che è combinato con quello di Tom Holland e con quello di The Amazing. È mischiato. Vabbè ragazzi, quindi gli lanciamo la ragnatela. Vai!
Okay. Oh, e qua invece ci stanno sti tipi che stanno a fare pose, stanno posando, sta a posare sto tipo, come te chiami tu? Di un po' come te chiami. Joe Bastiani. Sì. Giusto, Joe Bastiani. Tu invece come te chiami? Eugenio. Come? Eugenio. Eugenio, il tuo personaggio invece come si chiama? Cherry. Sì, ma da cosa hai preso sto cosplay che state a fare? Un anime sullo skate. Un anime solo. E dove sta lo skate vostro? Problema. Non c'è lo qua. Vanno battuto, vanno rubato. Niente a Roma. Non si sono rubati lo skate. Ma come cazzo se rubano lo skateboard, se rubano? Senti, prima volta che venite qui al Romix? No, tipo la decima. Ah, quindi vabbè, se dedica. Il cosplay più difficile che avete fatto qual è stato? Spider-Man a Romix. No, ma Devilman non era. Spider-Man. Sì. Avete combattuto a Zentai, ma siete messa addosso, diciamo. No, ho fatto tutta la maschera pure. Ah, hai fatto tutta la maschera. Senti, cantateci la sigla del vostro cosplay. Dite, canticchiatela, insomma, di com'è. Sentiamo. 3, 2, 1, vai. Nino Nero, Nino Nero. Non sono nero, ma non sono africano. Nino. Ma che cazzo è Nino Nero? Nino Nero Song. Se ci stanno i personaggi di Genshin Impact, giusto raga? Siamo noi. Oh. Allora, senti qua, io ci sto a giocare a Genshin Impact. Non ci sto a capire un cazzo di niente. È tutto in inglese, raga. Ma porca, ma meno i sottotitoli. Li potevano mettere in italiano. No, assolutamente no. Come no? No, perché è più bello in inglese. Io raga, quando escono i cosi da cliccare quello dove io vado a caso, clicco a caso e non ci capisco un caso. Ma sì, giusto per. No, vado avanti lo stesso. Sì. Siccome va tutto uguale. E combatte, l'importante è quello. Senti. L'importante è cliccare il tasto iscriviti al canale, raga. Senti, come si chiama il tuo personaggio? Ganyu. Jongli. Child. Ok, fatemi una mossa del vostro personaggio. Dai, vero? Vai. Vabbè, la mia. Ah, sta là. Ultima dove lanciare la palla, non mi sembra il caso. Si rompe la palla, si rompe. Sì. No, fai finta di lanciarla. Così. Com'è? È tipo così che la lanci in alto. Così e quelli gli avversari muoiono, diciamo. Tu invece com'è che fai? Com'è? Tipo così e basta. Da dietro, cioè. E muoiono anche lì gli avversari perché si impressionano dalla mossa. Strafine. Ok, e tu invece la tua mossa che ammazza tutti gli avversari, com'è? La mia è tipo, oddio. Così. E poi lancia tipo una lancia. Ah, oh, vedi, cioè, già una mossa un po' più dinamica, un po' più cosata. Vabbè, ragazzi, senti, a conoscere la sigla di Genshin Impact, quella che fa l'inizio del gioco. Com'è che va? Qui via qua, com'è? Vai. 3, 2, 1, vai. Ta-da! Diciamo che un'altra sigla un po' più movimentata non farebbe male, diciamo. E qua invece c'è sta pure la principessa sul pisello. No, non è la principessa sul pisello, è la principessa bella della bella la bestia. Belle della bella la bestia. E qua invece c'è la bestia. Magari no, sono Dio Brando. Dio Brando. Quindi raga, quando volete imprecare così, bestiatemi. Io infatti dico porco me. Porco me, oppure dico Dio Brando, capito? Quindi nessuno per può di niente, perché tanto è trovata la soluzione. Prima volta che porti sto cosplay. Sì, ti piace? Come cazzo hai fatto questa? Come ho fatto? Ho comprato. È roba cinese, sì, di la verità che vedi AliExpress. Sì, 60 euro su AliExpress. Oh, e diciamo le cose. No, questo ho fatto io. L'ho cucito. Hai fatto tu, hai preso l'intestinatura, ti sei messo lì a tessare, allora, a cosare. Allora, body di Cenemma, maniche lunghe e l'ho cucito. Ah, vabbè. Ho fatto qualcosa all'inizio. Oh, c'è sta. Questa invece, tu invece l'hai fatto tu. No. Da AliExpress. No. Wish. No. Amazon. No. Cazzo, ha piato sto coso. In parte fatto a mano, in parte...
Cioè, l'ho comprato su un sito che ignoro completamente. Sito che non se può dire, raga. Un sito perché. Un sito pericoloso che non se può. Oh, e qua invece c'è sta Deadpool femmina. Giusto, è Deadpool femmina. No, è Gwenpool. Come? Scus? Gwenpool. Gwenpool, ma te lo sei inventato tu, però, di la verità. No, 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 esiste fumetto. Cioè Gwen. E non legge neanche Deadpool, quindi. Io vedo vede spade, è vestito molto simile a Deadpool, perché. No, no. E spiegami sto personaggio, spiega sto personaggio allora, che vuoi vedere. Com'è? Fondamentalmente è un essere umano del nostro mondo. Sì. Che si ritrova catapultata nel mondo dei fumetti. Sì. E ha, diciamo, la sua qualità è aver letto tutti i fumetti e quindi sapere tutti i punti deboli di tutti i supereroi. Okay. Cioè qualsiasi cosa dei supereroi. Ok. Però non ha letto Deadpool, non ama molto Deadpool. Però si veste vagamente come perché la gliel'hanno cosa fatto così. Ah, gliel'hanno fatto così, hanno fatto. So capi, quindi la katana sta qua, fammi vedere il fucile, te rubo un attimo il fucile. No, ecco, vabbè, ho finito di spaccare tutto il resto, no, ho finito si di spaccare. Sempre. Ah, ecco, si sgancia, allora, come così. Raga, iscrivetevi al canale Ove Sparo. Oh raga, qua invece c'è sta i pezzi forti, raga. I pezzi forti vi è qua. Fate vedere. Pure tu dov'hai? Come te chiami, zi? Joseph. Joseph, tu invece? Yoko. Yoko, Yoko no? Yoko. Yokohama. Yoko. Yoko e basta. Tu invece? Tsubi. Su? Tsubi. Tsubi, Tsubi. Senti raga, ma quanto siete fighi, raga. Siete fighissimi. Sì ragazzi, ve lo state chiedendo, è proprio lui che sta sempre nelle interviste passate. Se avete sempre visto i video, è sempre lui. Ogni foto sembra un bel coso, bello figo, sì, mi piace. Quindi voi ricordate bene se avete la memoria. Quindi tu, il tuo personaggio come si chiama? Joseph, tu l'hai già detto prima, sì, buonanotte, sì. Senti, è la prima volta che portate questo personaggio in generale? Io sì. Com'è, perché hai scelto questo personaggio? Mi piace, c'hai muscoli. Cioè, te piace, diciamo, no, mi piace il personaggio, diciamo. Ci sta. Tu invece perché ti stai cacando sotto dal freddo, immagino? No, sto benissimo. Io penso di essere la persona che sta meglio oggi. Stai meglio, infatti. Si sta abbastanza bene. Ti mette al sole e te metti così, ti metti a più al sole, tipo ad agosto. Guarda. Perché hai scelto questo personaggio? Boh, volevo questo fucile qua. Minchia, zi, ma escilo fuori, faccelo vedere. Madonna. Oh. Tiè, minchia, sì, pesa un botto. Fammi vedere, ma l'hai fatto tu o te l'hanno fatto qualcuno? Te l'hai fatto tu, ma è pesantissimo, sì. Ci hai messo 5 anni per fare sto coso. No, dopo 5 anni ho imparato a fare anche questo. Ah, ecco. Fammelo. Madonna mia. Ma bellissimo questo, gli spara a tutti, sparo. Senti, madonna, tienitelo caro questo. Tu invece perché hai scelto questo personaggio? Mi piace molto il design in generale dell'anime e la costruzione del mondo. E poi, dai, dopo che ho costruito questa l'hai sempre fatta tu? Sempre fatta io. Oh raga, ho trovato i cosplay che si fanno loro le armi. Prendi, dagli una sciabolata, zi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, voi dice pure to be, che non è l'inglesismo to be, ma è 2B. Vabbè ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Sciamari! Oh, eccoli! Com'è la canzone? Miu miu, amiche vincenti! Io non me la ricordo. Come no? Sì. Come si chiama il tuo personaggio? Rin Okumura. Rin Okumura, tu invece sei? Miu Berry. Che se beve, non famo pubblicità, Coca-Cola non ci sta a pagare, purtroppo. Senti, perché avete scelto sto personaggio, raga? Allora, io mi sono affezionato direttamente al mio personaggio quando ho iniziato a vedere l'anime direttamente, non il manga, il fumetto, l'anime. E quindi ho detto, basta, no, lo devo fare, il prossimo cosplay che farò è lui. Che però non è nel suo anime, cioè sono diversi. Sì, è un crossover. Ah, è un crossover, quindi teoricamente può essere un cosplay di coppia, diciamo. Esattamente, può non esserci, male. Sì, può essere, dai. E tu invece perché hai scelto sto cosplay? È una cosa storica.
carico, ho detto vabbè, riportiamo questo costume, poi mi piace molto. Ti piace? Ti sta bene, ti sta bene. Prima volta che venite a Romix, raga? No, sono anni che veniamo. Siete a... Senti, raga, quindi com'è la canzone? Cantiamola tutti insieme, capisci? Cantiamo tutti insieme. Uno, due, tre. Miu miu, amiche vincenti. Miu miu, amiche vincenti. Sono quello di... Miu amiche vincenti, basta. Oh, raga, dove stai? Tu con le hai pure, pure sto rubber. Raga, chi siete? Dove venite? Che cosa volete? Sono Luffy e diventerò il re dei pirati. Sì. Poi tu invece? Io faccio piovere pianeti. Io faccio piovere. Tu fai. Prima abbiamo intervistato un'altra che si stava. Era. Dovrebbe essere lo stesso cosplay tuo, dovrebbe. Genshin Impact, lo stesso cosplay. Quindi tu fai piovere i pianeti. Come sì. Cazzo fai? Fai la mossa che fai piovere i pianeti? Quella che avete visto prima, diciamo, è un po' tu invece fai la mossa tua, che tu c'hai una bella mossa, c'hai il vediamo. No, in realtà è un arciere, però sono un bardo ubriaco di solito, sono un bardo alcolizzato. Ok. Come questo che cos'è? È un flauto, però è non suona. Flauto. No! No, ma mi hai tolto una co. C'è proprio il buco, non... tappato, capito? C'è proprio non passa proprio, esatto. Manco c'è buon prova, diciamo. Se me l'hanno potuto, ma sto cospetto, sei fatta tu o è roba cinese? Di averità. Il costume e la stoffa è roba cinese, per carità. No, non ho queste skill di sartoria, purtroppo sono un po' incapace. Le ali invece sono state fatte a mano da un ragazzo ucraino. Fagli vedere le ali, da un ragazzo? Ucraino. E fine l'Ucraina! Pensa, l'ho comprate pure di seconda mano, perché ovviamente il cosplay deve essere anche seconda mano, perché... Queste qua sono venute dall'Ucraina. Poi sono arrivate vicino Napoli e poi arrivate qua, sono fatte un bel... Che cazzo te girano fa? Vabbè, e invece tu, vabbè. Il tuo personaggio, fammi vedere il cappello, fammi vedere. Sei Zoro? No, sì, io sono Zoro, è vero. Scepo sta, scepo sta. Niente, te lo fido. Me lo posso mettere? Tutto per me. Oh, bello, raga, a posto. Com'è la mossa di Comdo, com'è? Pescatore, dalle orecchie a sventola. Com'è la mossa de Luffy? Fa vedere com'è quella. Dipende, quale? Qua, una. Vieni un attimo. Pugno gam gam in azione! Tipo così. E poi, oppure quella che ha accoppiato da Iron Man. Quella che ha accoppiato da Iron Man, com'è che fa? No, quella che sta così, quella che sta. Okay. Accoppiata da Iron Man, sì. Quella è prima. Chissà chi ha accoppiato chi. Com'è? Gear Second! Questa. Quella, hai visto? Third che è così. Sì, buonanotte. Gear forte, poi non spoileriamo. Non spoileriamo che c'è gente che non ha letto il manga. E vabbè, raga, quindi facciamoli tutti la mossa del vostro personaggio. Com'è? Com'è? Facciamoli tu. Yeah! Everybody, let's and go! Let's and go! Let's and go! Everybody, let's and go! Let's go! Basta. Fili? A lui gli va più lungo, a lui gli va più lungo. Sì, sfogo sulle macchine. Compenso con questo. Senti, raga, come vi chiamate? Go e Retsu in giapponese, Ricky e Gigo in italiano, perché l'Italia non ha i nomi belli. Tu sei Ricky? Io sono Gigo. Tu sei Gigo? Io Retsu, praticamente. Ricky. Mi muo un cazzo. Come cazzo si chiama? Senti, ste macchinine, sì, sono proprio belle. Te la vendo a 150 euro. Non mi interessa, non mi piacciono più, diciamo. Erano meglio prima. Senti, raga, prima volta che venite a Romix? No, assolutamente. No. E sto cosplay, perché avete scelto sto cosplay? Ma sì, Giorgio Vanni è figa, ha detto portiamo Let's and Go e basta. Così. Anche se da un po' che non lo fanno, cioè non lo trasmettono. Ma tipo da anni, sì. Esatto. Infatti sono i veterani come te che ci hanno subito. Non l'ho trasmesso una volta sola. Esatto. Una stagione. Quando andavo alle medie poi. È vero. Nel 68 più o meno. No, diciamo. Non prende per culo che dice che noi siamo giovani dentro, esatto. Sì, noi siamo giovani. L'importante è quello che abbiamo dentro.
Che cazzi tu qua fai? Io c'ho 25 anni, raga. E allora, hai visto? Sei più grosso. Sai, quello è l'impressione perché hai tutti i tatuaggi, tutto così. La lacrima sotto l'occhio. Bravo. Una lacrima sul viso. Sulle ali del tuo turbo. Sulle ali del tuo turbo, è vero? Senti raga, lanciamoci la macchina, fammi vedere, lancia qua la macchinina. Sto funzionando. Aspetta raga, fatta bene raga, famo la gara fatta bene. Mal di schiena raga. Famo la gara. No, sì, e poi siamo noi quei vecchi, esatto. Capito? Vai, indietro, carico. Magari funziona. Vai, lancia, vedi chi va più veloce. Ha vinto Chicco, ha vinto Ricky Martin. Ha vinto Ricky Martin, ha vinto. Vabbè raga. E quindi noi, fammi vedere la macchinina, fammi vedere. Questa hai detto? Tu hai detto 150, hai detto? No, da 160 perché sono io. Da 160. Tu invece quanto è? Ma se le prendi in coppia c'è lo sconto 300. Famo 300 tutte e due, famo? Vai. Allora raga, mo le vado a me, poi becchiamo più soldi, poi becchiamo. E quindi raga siamo in compagnia, riprendi a tutto il gruppone. Senti raga, com'è il tuo cosplay? Come si chiama? Zenitsu, tu invece? Angie Zoe. Poi invece il tuo cosplay come si chiama? Levi. Ho fatto pure aprire questa intervista. Tu, quando noi stavamo... Il tuo cosplay come si chiama? Io sono Renongio. Ernano. Nana Osaki. Ernano e Nana. Loro invece che si stanno a nascondere. Vieni davanti, fatevi vedere. Com'è il tuo cosplay? Come si chiama il tuo cosplay? Edward Elric di... Metal Alchemist. Invece il tuo? Olivier Armstrong, quello che è andato sulla luna, o quello del sassofonista. No, non è il sassofonista. Tu invece come si chiama il tuo cosplay? Last, sempre di Fullmetal Alchemist. Sempre di Fullmetal Alchemist, raga. Perché avete scelto sto personaggio però? Perché ci piacciono tantissimo. Sta pelliccione a me piace. Ma fai provazzi, fammi vedere. Prego. Come me sta. Fammi mettere così. Com'è così? Mamma mia raga. Sei proprio un super gay. Come sto raga? Sei proprio un super gay. Tutti i Genshin Impact, raga, è strapieno dei Genshin Impact. Strapieno proprio. Vieni pure tu, vieni. Allora, tu sei Lisa? No. Come no? Oh, io mi ricordo. Come no, ti... no, allora, io ero Mona, poi mi sono smontata. Tu eri Bona e poi ti sei smontata. Quello mai, guarda, tranquillo. Tu invece come si chiama il tuo personaggio? Raiden Shogun? Scaramouche, tutti di Genshin Impact, giusto? Oh raga, è strabio. Signore, sto giocando a Genshin, sto facendo i gameplay, sto a capire in cazzo perché è tutto in inglese, zi, ma vogliono mettersi sui sottotitoli in Italia. Arriverà pure in Italia, annunciati. Sì, buonanotte, zi, annuncia, voglia ad annunciare. Senti, tu con sta fotocamera che fai? I set a loro? Sì. E le foto a loro? A te chi te fai foto? No, io no. Tu sei... Tu eri buona, non sei più buona, quindi sei il... Come? No, niente. Ti ruba la scena. Senti, raga, famo il video di chiusura. Salutiamo ai ragazzi qua. E dite io pure voi, iscriversi al canale, zi. Com'è che è? Iscrivetevi al canale. Dai!